non si può pensare che loro hanno già completamente in testa quelle che voglio e che vorrei per il futuro, e poi non si può sperare miracoli. Quindi un sistema di gioco che comunque è cambiato, oltre le problematiche di oggi, diciamo specificamente con 7 giocatori con la febbre, 4 su 6 giocatori al centrocampo che non c'erano, abbiamo dovuto comunque aggiustare anche qualche idea che avevamo per questa partita. Queste non sono le scuse, ma dico solamente che dobbiamo avere obiettività nelle cose e tranquillità per lavorare. Sì, il lavoro di questi giorni è stato principalmente per ritrovare un po' di entusiasmo, che grazie a come mi hanno ricevuto i tifosi, come la società mi ha ricevuto, tutti i giocatori, c'è stato alla grande, quindi il Verona era per tutti più facile per tirar fuori qualche energia in più. Il lavoro è tanto e quindi noi dobbiamo avere serenità. Ovviamente è una situazione non molto serena, ma sono proprio qui per questo, di dare questa serenità, di focalizzare sul futuro e sul lavoro, e poi con il lavoro sappiamo che alla fine le cose vengono fuori, quindi dobbiamo avere pazienza. Sì, ma conosco il calcio abbastanza bene dopo 22 anni, quindi non mi spaventerò delle cose che verranno scritte o dette. So anche dopo 22 anni con grandissimi allenatori che ho avuto che il tempo paga, diciamo, il lavoro, quindi un'idea che è stata portata avanti, questo ci può fare.